Amiche e amici di Volume Right, abbiamo il piacere di avere questa mattina come ospite Giulia Lamarca, psicologa, travel blogger, si dice così, vero? Si dice così, perfetto, che ci racconterà, no, la sua esperienza, sta avendo insomma molta risonanza anche i suoi viaggi, il suo profilo Instagram, che ho visto che ha 12.000 follower, quasi 11. 11.000, ok. Allora Giulia, partirei dal nome del tuo blog, che è My Travels, The Hard Truth. E però mi devi spiegare perché The Hard Truth. Ma nasce principalmente da un film che avevo visto, che si chiama La Dura Verità, e da lì ho deciso insomma di dare questo sfondo di verità a un blog riguardo al mondo della disabilità, in sostanza, nel senso che credo che questo mondo non si racconti tutto, si racconta solo una parte che è la più bella da poter raccontare, e io ho deciso no, io parlerò delle cose scomode, però in maniera sorridente, ecco, diciamo. Ok, allora, quindi com'è nata la tua passione per i viaggi? Per caso, nel senso che sono stata ricoverata 9 mesi in ospedale, e da lì ho detto, essere tutto questo tempo al chiuso non mi piaceva. E Andrea, che era il fisioterapista, diciamo, che avevo quell'epoca, mi ha proposto di andare con lui in Australia. Da lì, insomma, un gioco un po' di scherzo, un po' no, ho detto sì, senza pensarci troppo. E da lì siamo partiti davvero e nasce la mia passione, in sostanza. E invece quella per la scrittura? Ma invece quella per la scrittura l'ho sempre avuta, nel senso che mi ricordo che fin dalle elementari gli insegnanti dicevano che ero molto portata, seppur dislessica, cosa che non sa pochissima gente, e penso che nasce da lì, dalla mia insegnante elementari, che continuava a dire: mi vedrai che un giorno scriverai un libro anche se sei dislessica. E da lì ho continuato a scrivere da sempre, solo che non l'ho mai fatto pubblicamente, in realtà lo facevo per conto mio, da sola, e ho detto perché no, in realtà ho tante cose da dire, magari scrivere mi piace, così. Molto bene, e avresti mai pensato, appunto, visti i precedenti, di aprire un tuo blog? No, non. Allora, all'inizio ero proprio contraria, nel senso che la cosa non nasce tanto da me, ma dal mio gruppo di amici, che mi diceva: guarda che fai tanti viaggi, provaci. Io non ero favorevole perché non capivo come potevo fare un utilizzo corretto dei social. Poi, essendo psicologa, comunque mi interrogo tanto su queste cose, diciamo. E poi non so, a un certo punto ho detto, però effettivamente sono andata a Machu Picchu, in realtà è scattata tutta lì, sono andata a Machu Picchu, ho detto: ma vuoi vedere che forse sono la prima ragazza in carrozzina che lo fa? E non ci avevo ragionato, no? Ho detto avrei dovuto fare una campagna di marketing per questa cosa. E da lì, in realtà, ridendo, ho detto: ma forse la cosa interessa in realtà alla gente. Ho visto, non so, in Perù tanta gente ci ha aiutato, Machu Picchu, e quindi ho detto forse in realtà c'è qualcosa di collettivo in fare esperienze di questo genere. Ho detto ok, mi metto online, ecco, in sostanza, così. E da lì nasce My Travels, The Hard Truth. E da dove è nata l'esigenza di scrivere, di sentire, di raccontare agli altri quello che sentivi dentro? Dal fatto che non trovavo più delle persone che rispecchiassero la mia categoria. Non so, che è un azzardo dirlo. Quale categoria, però? Perché ce ne sarebbero. No, ce ne sono tante, effettivamente, principalmente riguardo il mondo della disabilità. Non riuscivo più a rispecchiarmi nei personaggi che ci sono ad oggi. So che questo è un azzardissimo dirlo, però è la verità, nel senso che io sono una persona solare felice, mi reputo solare felice, ma sono una persona anche che si arrabbia e ha dei giorni no. E non trovare da nessuna parte questa cosa iniziava a pesarmi. E a livello appunto psicologico dicevo: guarda che però la vita normale delle gente è piena di giorni no, anche le persone che non hanno un problema come il mio. E al che ho detto: no, qualcuno deve raccontarla questa cosa, cioè qualcuno deve dare questa possibilità alla gente di sentirsi normale se si sveglia la mattina ed è arrabbiata, o se si sveglia la mattina ogni tanto un pianto gli scappa, cioè questa cosa va normalizzata. E io ho detto: io ho la faccia tosta di farlo, cioè io ho questo carattere, non sono comprabile, e questa cosa penso che sia un po' la mia forza, forse no, dipenderà da come andrà a finire questa cosa, lo vedremo tra un po', però io ci credo. Beh, e questo è importante, quindi staremo a vedere. E scorrendo i tuoi racconti, no, è possibile, no, vedere le meraviglie che hai potuto visitare. Facci un breve elenco dei posti che hai visitato, ovviamente quelli più lontani, possibilmente. Okay. Allora, principalmente inizio dal Giappone, perché è un luogo con cui io vorrei tantissimo lavorare con l'ente in turismo, perché è davvero accessibile, c'è un paese che ha fatto un lavoro... Questa è la domanda poi successiva, quindi limitati all'elenco. Allora, Giappone, Cina,
India, Perù, Bolivia, Australia, Norvegia, per andare in luoghi lontani, Canada e poi un Interrail in giro per l'Europa, con un bel po' di paesi, tra cui Parigi, Berlino, Oslo, Copenaghen, Amsterdam e non me ne ricordo più a memoria. Beh, non importa, comunque è molto interessante, soprattutto quest'ultima cosa di Interrail, immagino sia stata un'esperienza molto bella. Ecco, per i viaggiatori carrozzati, a proposito, le cose da fare e le cose da non fare mai quando si viaggia. Se Ah, bella domanda. Le cose. vuoi, non tanti, due o tre. Consiglio. Allora, le cose assolutamente da fare è prepararsi un kit di sopravvivenza da portare nel bagaglio a mano e non nel bagaglio in stiva. Così, in ogni evenienza, un tempo di 2 giorni uno sopravvive nel caso smarrissero l'altro. E le cose da invece proprio non fare. È una bella domanda, devo pensarci, le cose da non fare. Se vuoi passiamo a quella successiva, nel frattempo ci pensi. Ok, allora torniamo alla domanda sui luoghi che hai visitato. Allora, qual è stato il posto più accessibile in assoluto e quello invece meno accessibile, più estremo, se così possiamo chiamarlo? Ok, allora il luogo più accessibile come paese è il Giappone, sicuramente. Proprio più che altro mi ha stupito perché è su misura per ogni tipo di disabilità. Ad esempio, io faccio sta battuta, spero che venga capita, e ho capito che il peggior nemico delle persone in carrozzina sono i ciechi, perché se davvero tutto il pavimento ha i pallini per frenare, tu passi il tempo in carrozzina a fare tutto, tutto, tutto. Occhio che qui creiamo poi delle guerre assolute, che a Torino sono tutti belli. No, cioè so che è una cosa che serve utile, ma non avendola mai potuta sperimentare davvero in tutta la città non me ne ero mai resa conto di quanto fosse in realtà il terreno poi balla, però cioè, intelligente, sono da favorevole, non è che non sono favorevole. E invece un paese completamente inaccessibile, ecco, ad esempio Parigi, in realtà nonostante uno dice Machu Picchu è inaccessibile, vero, chiaro, però il Perù in generale non quanto il problema dei bagni in Parigi. Nel senso che Parigi è una bellissima città che io amo, ma ha tutti i bagni al piano terra con scale. Quindi in realtà devi conoscerla bene per sopravvivere a Parigi, nel senso che anche Londra, queste grandi città europee che dovrebbero essere molto avanti, in realtà avendo un sistema metro molto antico, rendono la città davvero molto più complicata di un Perù dove c'è la terra, non c'è la strada, ma c'è la terra. Di per sé la terra è liscia, quindi in realtà a volte è meglio. Interessante, non è una risposta scontata perché tutti si sarebbero aspettati dicessi appunto Machu Picchu piuttosto che Bolivia, invece il Parigi hai fatto proprio un bel esempio anche dove magari forse dovremmo migliorare noi europei. Allora, questa è una domanda che ti avevo già detto che ti avrei fatto, quindi nelle tue avventure hai questo accompagnatore speciale che è tuo marito Andrea. Quindi è una storia d'amore che è nata in viaggio o prima? Appunto essendo stato anche tuo fisioterapista. È nata, dipende da che parte, nel senso, Andrea si è innamorato di me sicuramente in ospedale, lui lo dice così, è stato un colpo di fulmine. Io ero sicuramente molto interessata a lui, ma da dire, quando ho capito, mi sono innamorata, è stato di sicuro nel primo viaggio in Australia, che ho capito che funzionava. Cioè, non è questione di amore, a un certo punto l'amore uno ci crede, io sono una romantica, quindi io l'amore ci credo. È questione che comunque devi. Cioè io mi sono tante volte chiesta se in carrozzina era davvero compatibile una relazione, un matrimonio e così via. E quindi volevo capire se davvero funzionavamo, cioè se davvero era fattibile una vita così e io non toglievo niente a lui e lui non toglieva niente a me. Lo so che è un discorso un po' strano, però io è complicato, cioè nel senso comunque nonostante l'amore ci sia, io a volte vorrei sempre il meglio per lui e so che a volte non essere in piedi è un problema. C'è un problema, è una difficoltà in più. Ma questo è un po' un problema che abbiamo noi, forse delle persone in carrozzina, che ogni tanto diciamo ancora no, beh, io vorrei di più di te, ma sono cavolate, perché alla fine questa cosa del viaggio ci ha unito, ci unisce tuttora. Cioè a volte viaggiare per noi è una fuga proprio dalla quotidianità, dalle difficoltà comuni che vivi magari nella vita di tutti i giorni. L'Italia non è un paese adatto per i disabili e quindi a volte fuggire e paradossalmente andare anche a Machu Picchu in realtà per noi è proprio un modo per vivere insieme un viaggio e rafforzarci come coppia tantissimo. Quindi l'amore cresce in viaggio, sì.
interessante, no? Il viaggio, la comunque disabilità, la crescita, molto interessante. E usciamo un attimo dal tema del viaggio. Tu sei anche psicologa, giusto? Come concili il tempo lavorativo e il tempo, col tempo della vita quotidiana e anche il tempo del viaggio? Allora, sono molto brava a conciliare le cose, è molto fortunata, nel senso che per ora tutti gli abbinamenti che ho, tutte le collaborazioni che ho si abbinano benissimo. L'unica cosa che è un po' più complicata è che di solito chi è il mio paziente sa che magari parto più spesso del solito, però questa cosa la trovo in realtà bella. Io non nascondo ai miei pazienti che parto per i viaggi per divertimento, non mi piace, non sono un terapeuta di quelli che... ancora troppo così, no, però questo va a carattere anche, e quindi l'hanno presa sempre bene. I bambini patiscono un po' di più quando io parto, non ci sono, però fa parte secondo me della terapia in realtà anche di staccarsi, riavvicinarsi continuamente. In realtà trovo che essere psicologa mi aiuta tantissimo, cioè io penso che questa cosa in realtà, come si può dire, faccio un po' da alone in tutte le altre cose. Io ho un occhio comunque un po' clinico in tutte le mie esperienze, me ne rendo conto. Quindi a volte anche quando mi propongo per collaborazioni mischio proprio completamente le cose. Dico sì, sono una psicologa, ma ho viaggiato tanto. E anche riguardo alla disabilità, tento di propormi ad esempio agli enti, dicendogli che se tu hai viaggiato tanto, sai anche abbattere i costi di certe cose. Perché quando scopri che dall'altra parte del mondo le cose costano in un altro modo, sai anche far budget, quindi... Io mi rendo anche conto che sono proprio un po' anomala, perché mischio tantissimo le cose. Infatti il livello di fattura è un problema, perché non so mai cosa... No, ma è un punto di vista che condivido, infatti anche io nei miei viaggi, ovviamente non ancora così lontani, anche per motivi di tempo, cerco di attuare questa filosofia, no? Anche del partire con lo zaino, con poche cose, e quindi di dover fare tutto... Con poche risorse. Nella home page del tuo blog c'è questa frase: desideriamo che le persone ci seguano per creare un movimento mondiale e portare un cambiamento. Che tipo di cambiamento intendi? Allora, io l'obiettivo che mi sono prefissata è che con gli anni, col tempo, voglio davvero fare tutte le meraviglie del mondo. Ho iniziato dicendo le prime 7 perché era diciamo più chiaro, ma in realtà sta nel tutto, nel senso che per me le meraviglie sono anche i paesaggi, non solo le strutture che l'uomo ha creato. Perché ho deciso di dire un cambiamento? Perché è chiaro che se io riuscissi a farle tutte, secondo me riuscissi ad avere un gran numero di utenza che mi segue, riuscirei forse a lavorare per renderle agibili. Questo è il mio grande intento, nel senso che si deve capire che i patrimoni mondiali, cioè renderli accessibili è un dovere, secondo me, perché comunque se tu vai a vedere... non so, il tramonto sul Taj Mahal, secondo me la voglia di vivere ti viene, cioè nel senso sono quelle cose che aiutano a capire la bellezza della vita. Questo è un po' il movimento che voglio creare, ed è giusto che ognuno possa godere di questa bellezza in sostanza. E appunto, sulla strada di questo obiettivo, parlavamo prima dei social, quanto sono importanti secondo te? Secondo me tantissimo. Allora, premetto che io sono stupita, nel senso che avevo veramente tantissimi dubbi a mostrarmi così tanto e a fare anche delle critiche o a parlare di argomenti come i cateteri, che è un argomento di cui nessuno parla. In realtà il risvolto che ho è che la gente ha bisogno di sentirne parlare. Ho dei messaggi enormi, proprio ma anche come quantità, di persone che mi ringraziano, che magari non sono capaci, non hanno il coraggio di mettersi in gioco loro a parlarne, ma sono veramente contenti che qualcuno lo faccia. Quindi i social sono importantissimi, cioè a me tra virgolette non importa tanto che un ente mi dica bene, ma se il popolo e il mondo mi dice che sto andando nella direzione giusta, io sono molto contenta, cioè per me l'importante è quello. Io non voglio essere acclamata chissà da chi, non voglio neanche essere acclamata, l'importante è che abbia un risvolto sulle persone di tutti i giorni, cioè nel normale, il popolo normale, ecco, questo è quello che a me interessa. E l'hai già visto questo risvolto? Sei contattata? Ti scrivono per chiederti? Sì, no, io con tutti gli utenti parlo, tanto del mio tempo è impiegato a parlare, infatti questa cosa è un po' difficile da capire perché essendo anche psicologa devo ancora capire dove è il limite di un dialogo quando invece qualcuno mi chiede qualcosa in più. No, loro mi scrivono, mi parlano, tutti i temi che tratto a volte mi confronto con loro e arrivano da richieste proprio, nel senso che qualcuno mi dice parla di questo, ad esempio una grande richiesta è parlare di sessualità,
e io poi progetto come farlo in un modo corretto, perché poi lì si sfocia da una parte all'altra in giro di niente, è molto delicato, però noto che io seguo quello che loro chiedono, voglio essere semplicemente, so di avere delle caratteristiche per essere una voce, me ne sono resa conto negli anni e voglio esserlo, di per sé tento sempre di dire, se qualcuno mi scrive e mi dice Giulia parlami di questo, la mia risposta è ok, lasciami il tempo di progettare come farlo, perché voglio che sia efficace il messaggio, non voglio che venga lasciato cadere nel vuoto, quindi sì, i riscontri ci sono, spero sempre che vada sempre più in là, sempre meglio, in 6 mesi ho raggiunto questo obiettivo che per me è molto importante perché non pensavo e quindi adesso punto finale, cioè in sostanza. Fai molto bene. Ultimissima domanda, che ovviamente non può che essere sui viaggi. Avete già in mente quali saranno le prossime mete? Nel senso che siamo molto indecisi. Siamo indecisi se riprendere un Interrail, se andare di nuovo in Giappone ma cercare una collaborazione con l'ente del turismo giapponese, o se andare in Indonesia, Vietnam. Comunque mi sembra l'Asia sarà... Io sono un amante dell'Asia, quindi sarà un obiettivo grande. Ti capisco, sull'Asia siamo molto d'accordo. Io sono stato solo in Thailandia, però ci piacerebbe in futuro tornarci. Giulia, grazie per essere stata con noi, per la tua testimonianza. Ovviamente ti facciamo in bocca al lupo e invitiamo tutti quelli che ci ascolteranno, ci vedranno, ad andare sul tuo blog, che è My Travels, The Hard Truth. Ok, grazie. Google... Grazie mille. Ciao, grazie.